Ecco, come vedete la strada qua è stata appena riparata, ma qua ci troviamo di fronte, nonostante questo asfalto nuovo di zecca, a un altro crollo qua che è avvenuto proprio qua all'altezza solo della Rocca di Garda, provincia di Verona. Qua sopra c'è, e qua c'è un crollo di questo muretto che continua a crollare. Difatti non è la prima volta che crolla questo muro qua proprio sopra la spiaggia della Cavalla, praticamente dove c'è una struttura praticamente che anche un bar che è annesso, quindi la situazione risulta alquanto rischiosa, insomma, e non si capisce perché continuino a, che non si riesca a mettere a posto questo muretto e che continua a crollare ogni volta di volta in volta qua sulla strada tra Garda e Bardolino, e creando, diciamo, arcano disagi alla popolazione e al traffico soprattutto. Qua, come vedete, la strada è stata riparata tempo fa, l'hanno sistemata, e ci sono, è una zona che è abbastanza friabile e per dovuti anche magari a dei lavori di strutture preesistenti qua sotto, che di contenimento sembra che questi lavori abbia causato anche dei movimenti dell'asfalto. Ma dall'altra parte bisogna considerare che la Rocca di Garda è una zona franosa e quindi, essendo zona frane, rischia di precipitare tutto sotto, e anche questa zona qua sulla strada rischia di franare. Quindi ogni intervento che deve essere fatto è edile, anche di strutture che vi sono qui sottostante, tipo bar, case, eccetera, eccetera, devono essere valutate attentamente, perché rischia tutto quanto di collare sopra e di creare danni alla, non solo alla viabilità, ma a persone e cose. E come si vede in questo caso, c'è stato un ulteriore crollo del muretto che o è fatto non in maniera conforme o c'è qualcosa, diciamo, strutturale che tende a cadere e a cedere e andare a finire sulla passeggiata sottostante. Ecco, ci rimane questo lago che speriamo venga conservato in questi anni, così com'è, ma certamente speriamo che non si riempia di colore, non cambi, diventa color marrone, viste le acque che continuano a emettere qui sul Garda, che vengono anche dall'Adige e sono di fango e detriti. Ciao.